Alenne! Boiade! Grazie, Alenne. Buonasera, buonasera, buonasera! Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio, buon inizio di settimana. Oggi dobbiamo essere tutti contentissimi perché è arrivata una bella notizia e perché c'è da buildare. Ciao Mr. Gare, ciao Fast, ciao Pox, ciao Mehalfing, ciao Signor Davy, Pilli, Gianla, I'm Bomba. Buonasera, buonasera. E Giabuino, Giabuino va a rinnovare. Ragazzi, ha rinnovato Giabuino, mitico Giabuino. Ciao caro, ciao caro. Sì, sì, Tun, sì, Tun, buona. Rinnova anche Tun, ciao Tun, grazie. E Hype Train, grazie, grazie bambini. E grazie Tun soprattutto, insomma, per tutto il lavoro che fai off-screen in quanto moderatore secolare di questa meravigliosa community. Buonasera, buonasera. È partito l'Hype Train, ciao Euge, ciao Shadax, ciao Dizzy, ciao Aki, ciao Piatte, ciao Blacun, ciao Paskmes. Visto il Milan ieri sera? Sì, e sto ancora godendo come un cignale, eh? Allora, ho messo a scaldare la macchinetta per il caffè, perché io ho bisogno di un caffeuccio. Oggi faremo una build molto complicata su questo signore qua, che è un po' che ve lo pavento, è un po' che ve lo faccio annusare. Oggi è il momento di uscire finalmente. Non posso dire quello che vorrei dire perché sarei fortemente fraintendibile, specialmente dopo aver detto che è un po' che ve lo faccio annusare, ma in realtà non c'era nessuna... No, no, non lo volevo dire. Vabbè, niente, usciamo. Vabbè, niente. Rinuncio alle big view, rinuncio alle big view perché non posso dire che vi esco lui.
Oh, lui. Faccio il caffettino, voi rimanete lì. Senti, guarda, sentirete una voce fuori campo, ma ci sono, ci sono. Allora, sentirete anche il rumore della macchina da caffè. E qui abbiamo uno studio professionale, ragazzi, anche una macchina da caffè nello studio. Ho fatto tardi, sono rientrato un quarto d'ora fa, ma neanche, 13 minuti fa. Panino, schiacciatina, prosciutto crudo e 'nduja, perché siccome stamani sono stato dal dentista, mi ha detto, mi raccomando non mangiare cibi piccanti, e io sono un bravo paziente, quindi 'nduja subito. Allora, signori miei, oh, come state, come state, come state? Come state? Ho preparato il caffettino. Voglio vi dà su. Avete visto il video sul tubo? Video informativo. Domani esce uno Stranger. Domani esce uno Stranger clamoroso, enorme, grosso, grossissimo. Ciao Asra. In pratica, per chi non avesse visto il video, insomma, andatela a vedere, ma è uscita la news su Play Pokémon del fatto che si può ricominciare a fare tornei ufficiali live in alcuni paesi, non ancora l'Italia, ma secondo me l'Italia arriverà a momenti. Tornei senza CP, casual tournaments, però comunque è una cosa eclatante perché, come dire, è importante. Ciao Dubius Bulb, ciao Kiwi Verde, ciao Oscar, ciao Fede, ciao Tommy e ciao Ed. Pollice Valgo, buonasera. Buonasera a lei. Ciao Rosso, sesto mese, Salvio Pult, secondo, date una bella botta a questo nostro hypotreno. Grazie mille ragazzi, veramente. Stamani due paroline su multiplayer. Ve la siete, ve lo seguite l'appuntamento del lunedì mattina alle ore 11. Stamani c'era anche Excel, è stato un buon approfondimento. Ciao Berb, ciao Luca, come stai? Ciao Luca, Antonio Cavaliere, buon pomeriggio a te, ciao Ignel. Secondo me invece in Italia i tornei casual torneranno fra 2-3 settimane, quelli ufficiali avremo il via libera, secondo me prima di novembre, barra novembre, e se le cose vanno come stanno andando, poi chiaro, non si può mai sapere, ottava, settima, dodicesima ondata, direi che secondo me dal primo gennaio si riparte, definitivamente. Cioè secondo me faranno passare il periodo autunnale, che è chiaramente il periodo più segnato dalle influenze, per vedere se effettivamente c'è questa ripresa dei contagi o meno. Sembra, insomma, tutti questi vaccini che stia funzionando, quindi. Ma adesso non siamo a commentare la situazione geopolitica, bensì siamo a cercare di dominare. Io ho bisogno di carta e penna. Con il pollaccione. Allora, la pennina di Pampling ce l'abbiamo. Un foglio bianco non ce l'abbiamo. Me lo devo approcurare. Eccolo qui, un foglio bianco. Allora, questo è lo schizzo per le magliette della PTC, per il merchandising. Vediamo, vediamo se si riesce. Ciao belli! Oh, più 20. Bella età, ragazzi, bella età. Allora, bimbi, perché Coco? Lo faccio vedere subito perché Coco. Attingiamo alle grafiche della PTC. Sì, Berb, a Torino il 10 c'è già un torneo, però non è ufficiale. È un'ottima notizia, una bella notizia, l'abbiamo anche parlato sul canale, ovviamente, in quanto ritengo che questo canale abbia anche l'obiettivo morale di essere una cassa di risonanza per questo tipo anche di eventi, e quindi tanta roba. Però il fatto che ci sia una notizia di tornei ufficiali, anche senza CP, casual tournaments, però ufficiali, quindi con l'imprimatur di Play Pokémon, che si possa tornare a giocare in store seguendo delle regole, che è una cosa eclatante, è una cosa molto importante per noi, per il movimento. Ciao Ledefa!
Allora, o vai da Marzio, sì, su a Montenero, oppure se vuoi venire giù ti do altri nomi di altri posticini, come ti pare a te. E comunque, grande lavoro, a proposito di contenuti social, io qui ora sto usando l'usage stat della PTG2 perché comunque è molto significativo e è molto, come dire, spengo un attimo sotto, aiuta molto anche per essere la stella polare, per il nostro building. Ma voglio fare anche complimenti a tutto il team social della PTC e al buon Angelo Perazza che sta un po' seguendo come capo equipe la faccenda, perché anche i social della PTC, ragazzi, volano. Insomma, abbiamo superato i due, ho laggato, abbiamo superato i 2000 follower e insomma i contenuti sono tanti, da interviste a usage stat, meme, pairings, classifiche chiaramente, però insomma si vola, stiamo trattando Pokémon, cioè nemmeno la pagina di PG Esports tratta League of Legends come la pagina di Instagram ufficiale della PTC, e la PTC sta trattando il torneo. Quindi cari ragazzi, insomma, grazie ovviamente a voi, ma un ringraziamento a tutti quelli che ci lavorano dietro, perché magari poi la PTC passa alla storia che è il torneo di Pardini, e per carità, l'ho ideato io e tutto, però ci sta lavorando veramente un sacco di gente, e quindi grazie a tutti voi, grazie a appunto Perazza, Emozioni Blu, Seretur, Xella, Puzzone, grazie a tutti, Piscitelli, Gasp, quindi colgo l'occasione. Ciao Ace Bayonet, oggi si builda su Coco, che come potete vedere, caro Bomba, cioè, non fa male. Voglio metterla qui. Non fa male per niente, perché il primo è Incineroar, Team Timida, però se riusciamo a trovare un qualcosa che riesca a fermicchiarlo, siamo a posto. Rilla, Among Us, Zacian contro Ho-Oh, non godono. Xerneas lo fermi bene. Suicune ti fa Scald, però è una grande difesa speciale, alla fine reggi, non ti può neanche burnare. Urshifu è un problema, probabilmente avremo Gastrodon nel team, ora staremo un po' a vedere. E poi Kyogre, insomma. Quindi Bene. Sì, chiaro, è sempre la solita storia del servirebbe un cazzo di competitive. Assolutamente sì, quello è sempre la vecchia storia, cari ragazzi. Allora, partiamo a buildare. Sto leggendo due ossine. Allora, dobbiamo, secondo me, come primo step, nel mentre che parte Alibaba, cercare di contrastare Incineroar e Urshifu Water. Per ovvi motivi. E aggiungerei, ora non c'è in graduatoria, però ci romperà un sacco il cazzo Regieleki. Diciamo che comunque tutte le strade portano a Tutte le strade portano a Gastrodon al momento, perché è perfetto chiaramente, in quanto andiamo a rompere i maroni a questi tre Pokémon con una sola slot. Ciao Sgarli, nono mese. Muah. Grazie mille Sgarli, grazie mille a tutti voi e grazie mille in anticipo a chi decide, magari proprio adesso, proprio durante questa live o nelle prossime, di abbonarsi al canale. Cari ragazzi, c'è bisogno per poter fare delle cose delle quali non vi posso parlare, c'è bisogno aumentare il numero degli iscritti, quindi se insomma vorrete anche in qualche maniera contribuire all'ampliazione di questo canale sottoscrivendo un livello 1, potete insomma anche approfittare dell'abbassamento dei prezzi, perché con 4 euro ci si abbona. Grazie mille. Ma detto ciò, Gastro chiaramente penso sia abbastanza innegabile. Allora facciamo un po' un Alexio Magistralis, saliamo un po' in cattedra per spiegare cosa, che
Oho Gastrodon sono due Pokémon che chiaramente stanno insieme benissimo. Hanno ambedue, per non dire entrambi, una debolezza 4 per Oho a roccia, l'altro a erba, però sono super, super, super sinergici fra loro. Ciao Gianlu, ciao Pardo, sei sempre un grande intrattenitore e giocatore. Ti ringrazio, grazie mille Gianlu. Giocatore vedremo quando si tornerà alle armi. Spero presto, molto presto. Allora, Cradily, caro Dado, potrebbe non essere male. L'ho bagliato off screen, ma c'ha un problemuccio. Due. Uno, è debole a close combat, quindi Urshifu, se invece di fare Swooging predicta e ti fa close combat, ti fa male anche su Gastro, ma Cradily te lo squaglia. Due, è debole a Zacian, e quindi insomma ho già detto tutto. Tre, devi farlo, se lo vuoi usare minimamente competitivo, o metti Trick Room, però allora a quel punto diventa un casino. Oppure devi farlo Max Speed, perché devi farlo Power Herb, Meteor Beam, andare a più uno, sparare la bomba su Incineroar, però per sparare su Incineroar deve essere più veloce. E è lento. Lo superi, o meglio, superi gli Incineroar non Max Speed se fai Cradily 2-5 DPS. Però fare Cradily 5 DPS, amici miei, mi sembra veramente un po'... insomma, come dire... rischi. Allora. Quindi, insomma, continuando, questi due signori stanno ovviamente molto bene. È oggettivo, è fattuale. Insieme. Maractus, amico mio, io te lo faccio vedere. A Storm Drain. Però, cioè, cosa ci fai con Maractus? Cioè, queste 67 in difesa suonano tanto di... muoio da Behemoth. Gastro, è vero, è il metagame dei Pokémon erba, perché come insomma anche avete potuto vedere dalla grafica, io vi rimetto super volentieri Inzia, Mongoose, poi c'è anche Zarena, però noi chiaramente partiamo dal fatto che abbiamo Ho-Ho, e non solo Ho-Ho, dovremo fare proprio, secondo me, il Pokémon centrale del matchup. In ogni matchup sarà proprio Gastro, sarà Gastro che noi dovremo difendere. Capito? Allora, dobbiamo anche cercare, secondo me, di dare una coniugazione interessante a Gastro. Grazie mille anche a Zoshade per il follow, perché potremmo spremere la slot di Gastro anche per fare delle cosine strane e diventare veramente cattivo. Faccio per dire, anche con uno Yawn che è sparito, perché giustamente non ci sono più Dynamax, però in determinate situazioni, se l'avversario predicta e fa un contro switch e tu fai Yawn, come dire, lo anticipi di un turno e fai sì che questo vantaggio da un turno diventi due sostanzialmente, perché o rimane, dorme o se ne va e è nuovamente fritto. Quindi sarà un po' da vedere. Quindi vediamo. Allora, questo è abbastanza la coppia, secondo me, che può valorizzarci. Altra cosa che dobbiamo dire di contesto generale è che Oho chiaramente ha Regenerator, che è una grandissima abilità. Ho letto prima un commento molto intelligente, che mi fa molto piacere peraltro, perché insomma significa che negli anni state crescendo anche tanto, proprio come non solo spettatori ma anche come giocatori, ossia... non ti preoccupare Stelius, vai tranquillo. Ossia, noi possiamo anche disinteressarci dal non togliere o dal prevenire Intimidate su Oho, perché tanto alla fine, proprio grazie al Regenerator e grazie al meta e grazie al team, perché il team che verrà fuori sarà un team che riposizionerà molto, avremo modo di pulirci. Appunto, cioè dovremo andare a switchare tanto e cercare di trovare un buon repositioning, ok? Altro Pokémon che ci danno è Nilego, certo. Glielo metto anche. Allora, Gothitelle, Quincy... in un team come questo non so quanto possa starci, ma magari ci sta. Quindi, vediamo.
valutiamo. Una double intimidate può essere valida, ma anche no. Insomma, di... perché poi se no trovi, faccio per dire, quello che ha... che ha esso stesso il Defiant Competitive e soffri. Allora, Smoking dice che secondo lui è obbligatorio anche Staka. A noi ora serve scegliere prima di tutto il Pokémon d'erba. Poi si va di Staka. Forse. Staka indubbiamente ci sta. Però. Vediamo. Allora. Poi, ecco, altra cosa. Non pensiate, grazie mille... nel mentre ai numerosi follow che stanno arrivando, grazie mille ragazzi, non pensiate che siccome c'è Gastro Rain è fatta, perché in realtà abbiamo una discreta difficoltà. Siamo alla Dark Mode, come si sta di lusso, perché comunque i Rain girano con 1/2 Pokémon d'erba. Allora, Tsarena indubbiamente potrebbe essere una buona pick, perché protegge anche proprio Gastro dal Grassy Glide. Certo, potrebbe essere questa una buona Gelda. Ora, vediamo un po'. Vediamo un po', perché io poi... insomma, non voglio andare a ricalcare il classico Ho-Ho Team, ma non tanto per fare il simpatico quanto per, lo sapete, ho bisogno di stimolo per giocarmi qualcosa anche di mio e che non sia una riproduzione chissà quanto fedele. E poi, tanto, facciamo le cose importanti. Ecco, ti voglio blu verde. Andiamo a vedere un attimo su Pikalytics. Allora, no, Ricca, debolezza roccia, ce l'abbiamo 4 per sull'Uber, Dragonite qua, non lo so quanto ce lo possiamo permettere o meno. Allora, Regieleki che è anche molto alto, dobbiamo in qualche maniera calmarlo, anche perché poi non dobbiamo fare l'errore, e questo vale per tutti i team build, di pensare che Gastrodon, una slot sola, possa bastare per bloccare Incinero, Shifu, Regieleki. Cioè, alla fine della fiera, stando tanto in campo, servendo per più cose, poi si va indubbiamente a consumare, tra virgolette, no? Raichu non lo so. Per dirlo io, sono un amante di Raichu. Paganic, 12esimo, cotto e riso. Un anno di Paganic, grazie mille, veramente. 8 di 30, grazie mille. Vi ricordo oggi, cari ragazzi, alle 18 abbiamo il secondo appuntamento giornaliero con il Battlespot. Siamo anche piuttosto altucci, quindi salutiamo alle Tucci. Allora, vediamo un po' oggi. Tipo, in un team come questo, dove... pena di pumping, dov'hai? Dove si riposiziona tanto, Ditto ci potrebbe forse anche stare. Perché riposizionandoci tanto, magari se siamo bravi, si riesce a posizionarci in modo e in maniera che ci convenga mettere Ditto da una parte oppure da un'altra. Però, lo vedremo più avanti. Lo vedremo più avanti. No, Gudra Pierpaolo non mi ispira molto, devo essere onesto. Zapdos vale lo stesso ragionamento che c'è per Dragonite, non ci possiamo permettere troppe debolezze roccia. Ora,
no, non che sia stradiffusa, però c'è la Stone Age di Entei, insomma, quelle menate lì. Quelle menate lì. Nel mentre, come potete vedere, ci vogliono vendere un generatore, noi non siamo interessati. Allora, io sto dando un occhio banale. Tipo con Mo ce lo potremmo anche permettere, forse. Con Mo ce lo potremmo anche permettere. Perché è vero che è pieno di Zacian con Play Rough, però insomma abbiamo comunque anche... abbiamo... Nefesis, Malamar tecnicamente è fortissimo. Il problema è che... spengo un attimo la luce. Guarda, ti faccio vedere perché... Credimi, se fosse minimamente giocabile io... sarei più contento di tutti. Il problema di Malamar, signori, è questa roba qua. Malamar. Rillaboom. Youtube. Capito? E tu dici, vabbè, ma ti potenzi la difesa. Allora, questo è un 2-5-2. Vai a più una difesa. Onestamente, un tizio a più uno di difesa non può prendere 78, 66-78. Capito? Stanti U-turn. Rilla. Poi ti dice, vabbè, ma c'hai ho-ho. Non ci starebbe male, effettivamente, Malabar. Non ci starebbe male. Però Rilla è un problema pesante. Capito, Nefe? Non ti preoccupare, se non ci hai pensato ti ci ho fatto pensare io. Allora, Gianlu, Dragapult, che come tu dici può essere un buon check per Sub-Zacian, Kali. Sub-Zacian e Kali alla fine con Coco già partiamo bene, perché comunque signor Coco contro Kalidov non se la cava male, perché ha solo 150, solo 154 di statistica base di difesa speciale, quindi non partiamo male. Dobbiamo prima trovare, secondo me, soluzioni ad altre cose. Dobbiamo capire se vogliamo giocare sotto Trick Room, dobbiamo capire se vogliamo giocare sotto Tailwind, dobbiamo capire se non vogliamo giocare né sotto Trick Room né sotto Tailwind e fare un good staffone che possa far bene. Io al momento vi dirò, in testa ho la volontà di voler aggiungere subito una slot che mi vada a far comodo e che mi vada a rompere i cogliomberi a Rillaboom. Perché Gastrodon andrà veramente difeso e noi in team preview dovremo far fare questo ragionamento al nostro avversario. Porto Rillaboom perché lo devo portare, perché il mio avversario ha Gastrodon, però porca puttana sarà problematico. Deve pensare così. Torniamo un attimo su Pikalytics. Ci potremmo anche permettere un drago. Ci potremmo anche permettere un drago. Al momento. Entei Alme è un po' un doppione di... Ma non dobbiamo andare a casa, eh. Quindi, calma. Abbiamo tutto il tempo del mondo.
Allora, no, Gengar, no, non lo so, no, non ci voglio pensare adesso a Gengar. Allora, Toxicroak potrebbe non essere male. È vero. Einfash, però poi bisognerebbe andare a metterlo, Sole. Non penso lo avremo modo. Duraludon non è giocabile. Idem Toxtricity. Allora, mentre Toxicroak potrebbe non essere male, perché è un altro anti-Incirilla. Però prima voglio vedere una roba. U-turn, Dragon. No, Ivern. Vabbè, ma perché U-turn? Insomma, va bene anche Volswitch e la roba lì. Che voglio fare un team con molto repositioning. Ah, ecco, comunque ragazzi, cioè, io una cosa volevo dire. Ma Dragalge, ce lo siamo dimenticati? Cioè, secondo me Dragalge sotto Silkroom scoppia tutto. Tutto. E un altro che entra su Urshifu Water. Secondo me Dragalge sotto Silkroom in questo meta... Però, boh, non lo so, perché non stiamo giocando. Cioè, Incirilla, piazzi Trick Room. Vabbè, Rilla ovviamente scoppia 38 volte l'Assault Vest. No, 38 no. Prende solo 108-129. L'adaptability c'è? Sì, cioè glielo funziona, voglio dire. Sì, perché secondo me è veramente po' 67-80. Vabbè. Sì, contro Zacian certo che fa cagare. Come tutti i drago. Tyrantrum. Però era così, Dragalge in questo team. Magari anche no. Magari anche no. È per dire. Cioè, che l'ho visto, ho detto, oh, Dragalge, cioè, cazzo. Ai Dragon, chiaro, c'è il discorso Xerneas. Mi fai vedere Toxtricity? No, Toxicroak, non mi viene il nome. Tox è l'età. Ciao amore. Allora, volevo vedere un attimo quanto fa di gunshot a meno 1, perché tanto bisogna sempre... lasciamo anche Poison Jab, così facciamo un paragone. Tanto bisogna sempre pensare di essere a meno 1. Perché è intimate. Quanto gli fa Xer... A parte già che c'è Insi, fammi vedere cosa c'ha di mosse. Lotta. Sto studiandolo. No, Idem Power Fight no, amico mio, non si può fare. Cosa c'hai? Cross Chop... O Drain Punch, chiaramente. O Low Kick, vabbè. Facciamo Drain Punch. No, meno uno recupera. Drain Punch gli fa una sega. Low Kick è da 80 contro Incinero. Quindi alla fine meglio Drain Punch. Meglio Drain Punch.
Anche Mian Shao, per esempio, non sta male. Sì, 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 assolutamente. No, sto provando, voglio valutare una cosina. Peccato perché lui è anti-rilla, capito? Cosa il Mian Shao non è, però, chiaro, Mian Shao è un Pokémon indubbiamente più viabile. Sto pensando un attimino. Allora, lui a meno 1 fa questo danno, a più 1, se tipo se si entra dopo, fa 58-70. Non è brutto come danno, però vabbè, non è neanche un fuoriclasse con questa spread qua, eh. Io però voglio vedere Axierneas a meno 1, quindi si fa sempre finta di essere a meno 1. Di Gunshot a meno 1 si fa un buon danno. Si fa un buon danno. Lui ha più 2, il 2-5-2 timid, ha il 6% di scoppiarci. Ora, non troveremo mai 2-5-2 timid, però... quindi significa che a più 0 abbiamo un 37 anche. Ok, Gunshot. Poi, chiaro, Gunshot è una mossa che noi non metteremo mai. E quindi, ciao. Se lo prendi, infatti, se lo prendi. Sono d'accordo. Allora, Zapdos Gala non farebbe male, Prince. E Rilla, no, è vero, però... la slot volante non me la posso permettere se non... controbilancia in qualche maniera la debolezza a elettro e roccia. Lui controbilancia la debolezza a roccia, essendo mezzeria lotta, ma non controbilancia elettro, sennò poi arriva Regieleki e mi mette una pressione esagerata. Capito, bimbi? Tipo, Moltres Gala, non me lo posso mettere. Vedi se reggi Lando. No, non lo calcolo nemmeno. Non lo reggi mai nella vita. Ragazzi, ok l'Assault Vest, però sei un cazzo di... Cioè, il problema è che lui è l'Andrus. Non reggi mai. Ma oh, invece lo reggi. No. Beh, oddio, qui siamo 2-4-4 a V. Ah, però. Oh, mi viene voglia di provare Toxi. Sì. Ah, no, fermi. No, avevo ragione. Infatti, mi sembrava strano che mi sbagliassi su un calcolo. Infatti, non aveva Shield Force. Esatto. Ma pensavo comunque prendessi faccio per D 140%. Ecco, quindi... Beh. No, Stelvius. No, Raichu no. Raichu no. Ora in questa fase non mi... Dobbiamo fare una gabbia, capito? Antitoxi. Anti-Elechi. Lo dobbiamo battere con il gioco di squadra, non con un Lightning Rod. Beh, Pilliman non sarebbe certo il primo team, che è la fiera del... Bucks Lightyear, Togemaru non impara White Guard. Altrimenti sarebbe top tier, chiaramente. Sarebbe veramente top tier. Allora, lui ha una tipologia stronza. Indubbiamente stronza. Poi però bisogna stare attenti a Kaido, perché ti mangia vivo. Fai vedere una roba. Lui a meno 1 a Kalidov di Sucker Punch. Vediamo prima che non lo perda. No, ce l'ha ancora. Quanto gli fa? Ovviamente non killa, però gli fa un 64-75. Ok, quindi vuol dire che a più 0 lambiamo il KO. Ok, non è neanche terrificante questa cosa per la serie. M'ammazza, però prima gli fo 65-70. Boh, non lo so. Stiamo cercando anti-Rilla e anti-Insi. E Toxi potrebbe essere una buona risposta. È anche un qualcosa che contro Kyogre ci aiuta tanto, se ci fate caso. Perché a parte Hurricane di Tornadus, contro Zarena, Rilla e Kyogre stessi siamo abbastanza messi bene. Io, ragazzi, lo voglio provare. Voglio dargli fiducia. 148, 108, 244. Che è fatto per reggere il Moonblast, no? Non è neanche lentissimo. Poi, chiaro, se mettiamo una Tailwind, ad esempio, lo portiamo a 114. Si supera in Tail Scarf. Poi c'è anche Fake Out, sto stronzo. Insomma...
si prova gunshot. Volendo c'è anche feint. C'ha tanta roba. C'ha ice punch. C'ha anche icy wind. Perché 4 in spa? Non lo so. Perché ho dato 4 in spa? Perché mi piacciono i massaggi. No, scherzo. Ma poi tanto le spread sistemano dopo. Cioè, vi dirò di più. Lui volendo c'ha anche throat chop. Se non vogliamo dare sucker. Bloccheresti parting shot di merda. Capito? Vabbè. Comunque, vediamo dopo. Allora, questa è una prima slot che mi sistema Kyogre. Cioè, mi sistema, mi aiuta. Ok, mi dà matchup a Kyogre, a Rilla e a Inzi. Mi sposta però l'asticella in favore di Kalidov. Chiaramente metti un veleno. L'expanding force di Indidi sono convinto che la reggiamo. Tranquilli. Ah no, ferma, siamo deboli 4 per. No che non la reggiamo, non la reggiamo mai. Giusto, siamo psicolotta. No, no, vabbè, non la puoi reggere. Non la puoi reggere. Ma un'acqua, Stelvius, come acqua abbiamo già gastro. Abbiamo già gastro. Ora, questo è 252, però, beh, chiaro, non la reggi mai. Ai ai. Pi, pi, pi. Urshibuyo potrebbe essere qualcosa che ci può stare. Urshibuyo potrebbe essere qualcosa che ci può stare. Un buio è sicuramente un qualcosina di cui potremmo sentire il bisogno. Urshi per l'appunto mi fa anche male a Inzi e a Rilla, quindi potrebbe essere qualcosa che incontra il nostro gusto, ma con calma. Allora, perché poi non dobbiamo ragionare solo di usage, ma anche di come questa usage va a braccetto. Cioè, esempio, Inzi Rilla, se metto un counter di Inzi e di Rilla e però perde male a Zacian, e quando gioco contro gli Zacian team, cioè Zacian, Inzi e Rilla insieme, sono messo male, capito? A proposito di Zacian, Inzi e Rilla, mi fa vedere Toxicroak, il rapporto di Toxicroak con la Behemoth Blade. Facciamo 12 Adamant. Lui è quello incoronato. Ok, a più 0 la reggiamo, ovviamente. E perché chiaramente abbiamo una difesa cacina, cacina. Noi su cosa giochiamo? Sul fatto che già di per sé Ho-Ho Castro, no? Sono Pokémon che contro Zacian hanno un buon matchup. Allora, usci ferropalla? No, non penso proprio. Allalalalala. Poi un intimidate ne abbiamo bisogno come il pane. Per come sta prendendo forma il team, quindi con un debole terra, un debole elettro, qui probabilmente non sarà Inzi il nostro, ma sarà Lando, quello Therian. Ragazzi, io vi voglio bene, ma non proponete le cose a caso. Mi raccomando. Allora, Stelvio, sui tuon top l'avrei messo se non avessi messo Toxicroak. Due lotta. Allora, Lando indubbiamente è qualcosina che fa bene. Anche contro, per esempio, contro Sun. E con U-Turn è qualcosa che ci aiuta bene a riposizionarci. Guardiamo un po'.
Se trovo una spread di Lando. Ma banalmente anche quella del vecchio Team BO, vabbè, è proprio... Oh. Non me l'ha copiata, giusto. Cioè, pretende di mettere Twitch di Pardini. C'è qualche problema. Allora, import. Oh, ora sì. Non avevo premuto Ctrl V. Allora, mezza, perché siamo persone particolari noi. Posso provare? Posso? Vi prego, posso? Posso provare? Dai, posso? Dai, babbo, posso? Dai, babbo, posso? Posto. Beh. Poi non lo useremo mai, però glielo provo. Oggettivamente non lo useremo mai, però si prova. Allora, Rogi Helmed? Ma sì. Qui probabilmente si va di Safety. Probabilmente. Qui probabilmente si va di Safety. Stealth Rock, perché saranno partite le nostre da entra-esci, che costringeranno all'entra-esci anche l'avversario. E quindi se riusciamo, se testando, se mettiamo le rocce che fanno sì che entri in senior, prenda 25, entra Volcarona, prenda 25, 50, scusami, entra, cioè, anche per l'usage, Rilla prende 12, lui prende 12, lui prende 12, lui prende 12, lui prende 6 ma gli spacchi un sash, lui prende 25, 12, 12, 12, 12, 3, 25, sono tutti danni di merda. Shedinja lo saluti, lui 25, cioè più che altro è per Incineroar, ovviamente, no? Che è il numero 1 e quindi ci può stare. Se vuoi fare entra esci, allora contro Staka al momento, cioè di Gastro, Toxicroak anche stesso, Drain Punch non fa poco, più Lando, secondo me non siamo neanche messi malissimo. Dobbiamo anche un po' valutare Kali Ice, ecco perché io qua per esempio metterei uno Yawn, che poi è anche sinergico con Stealth Rock, perché è così. Ecco, Kali Ice per esempio. Kali Ice per esempio. Comunque abbiamo bisogno di un'erba, ragazzi, e o mettiamo Rillaboom anche noi. Ciao Vino! Ciao Vino! 15° mese, grazie mille Vino. Siamo a 9 di 30 di questo primo obiettivo giornaliero. Io vi invito, cari ragazzi, ovviamente scusatemi se sono mastrotiano, ma è molto importante cercare di aumentare un po' il numero degli iscritti del canale, quindi io insomma, cerco anche di invogliarvi con tanti bei contenuti. E a proposito, poi vi voglio parlare anche di una cosa, ricordatemelo. Avrei un'idea per un titolo extra Pokémon da portarvi. A proposito di Mastrotiano, punto esclamativo giveaway, ragazzi, è stato ricaricato, quindi tentate la sorte. E poi, allora, ci serve un'erba, o si va di Rilla, che oggettivamente è veramente forte e ci servirebbe probabilmente. Ciao Roberto, dai con sto pavonazzo, ecco, chiamarlo così già mi fa... Halo Infinite lo porterai, ovviamente sì. No, ho visto che sul... sullo store della Xbox c'è a 4,99€ Metal Gear 2 e 3 rifatti in HD. Cioè, io l'ho presi e quindi non l'ho mai giocati. Sono un amante di Metal Gear, del primo, e non ho mai giocato il 2 e il 3 e vorrei giocarli. E quindi, se volete, si portano. Sono sull'Xbox, però insomma, Metal Gear, ragazzi, Metal Gear rifatti in HD, cioè, tanta roba. Abbiamo bisogno di un grass. Non è che dobbiamo fare simpatici per forza, eh? Cioè, dobbiamo anche
usare un grass che ci stia. Among Us, Rillaboom, Tsarena, valutiamo Ferrothorn, che chiaramente è un evergreen, è un sempreverde negli hot team, avete capito? Ferrothorn è un sempreverde. Vabbè. Non mi ha apprezzato, ragazzi. Non mi sento valorizzato. Lo volevo dire, ma non mi sento minimamente valorizzato. Among Us, secondo me, per anche quello che vogliamo fare, potrebbe essere bastardo. Dai, Tommy, tanto te la pagano Vincent e Federico. Ah no, è il conto. Grande Roby Elias, il mitico ceglione. Quanto bene gli vogliamo a Roby Elias. Tanto bene gli vogliamo a Roby Elias. Ciao Eschimese, buonasera, ciao Secox. Ricordiamoci, la slottina a buio potrebbe non essere terrificante. Il problema di Among Us è che c'è Toxicroak che rompe il cazzo, eh. Non dimentichiamolo mai. Io metterei Rilla, raga, vi dico la verità, anche perché... Ciao Vincenzo, 24esimo, ho detto anche 2 anni. Grazie mille, Vince, grazie mille, 11 di 30, grazie, grazie, grazie. Perché no, raga, Shiftry, vi voglio bene, ma no. Dobbiamo mettere roba seria. Il problema di Rilla è che non abbiamo più la V. E Rilla non ha V. Certo, Rilla ci copre dai Lechi. È una pennellata Nilego. È una priority. Toglie il campo in Didi e abbiamo visto quanto facciamo alla Toxi. E un altro fake outer e a U-turn. Ciao Inni, il compito di Toxicroak è darci matchup contro Rilla in Sirene. Proverei veramente come sta proponendo Yava come lava, di andare di Elechi più Rillone nazionale. Fatemi andare a prendere la spread di Rilla Gorilla. Parte va bella, possiamo rifare serenamente. Possiamo rifare serenamente. Sì, no, serve un po' di speed control. Sono un po'... Cioè, secondo me da Trick Room un pochino potremmo patire, perché non abbiamo Insi. Davvero, abbiamo 2 fake outer. Però, tipo Kali Ice può essere una rottura di coglioni. Ergo, non lo so, se mettere Rora, è che Coco, cioè, lo vedo veramente troppo bellino. Brave Bird, Roost Protect. Cioè, Recover, sì. Mamma mia, come siete formali. Io però il Roar ce lo vedo. Ah, ma non lo impara. Whirlwind, volevo dire. Ciao Alebertix. No, non può più avere Trick Room.
Cioè Whirlwind, ragazzi, se noi mettiamo Whirlwind Safety Goggles, abbiamo auto win contro Xerneas. Proprio recover chiaramente ed è clamoroso. O Whirlwind recover. Ciao Staccio! A fine ottobre ci laurea. Ragazzi, si laurea anche Staccio. Cioè, vi rendete conto? Staccio un domani legifererà sulla manovra economica, capito? Staccio diventerà la classe dirigente di questo paese. Io non ho parole. Allora, facciamo così. Il set classico è Protect e Recover. Guardiamo quanto usiamo Whirlwind. Quanto usiamo Whirlwind. E poi valutiamo. Lui Sash. L'incontrastato signore Sash. Voltwitch. Electroweb. Thunderbolt. Prodegd. È di una difficoltà allucinante la spread di Regieleki. Grassi. Qui li mettiamo il Miracle Sidone. Fake out. Grassi Glide. UV Dammer, che a questo punto fa male. E Juturnello Tsa di cattiveria. Facciamo abbastanza velociozzi, tanto voglio dire la bulk su questo set è abbastanza un optional. L'Andora, ci teniamo questa spread qui che comunque fa bene contro Zacian. Qui siamo pronti ovviamente a missare tutto. Qui c'è da decidere. Don Pecca. Qui c'è da decidere Don Pecca. Quindicesimo mese di Don Pecca, ragazzi. Grazie mille Don Peccone. Grazie mille, ragazzi. Te dici 125, sì, a questo punto diamo la patente a Rillaboom e facciamolo così, sì. E fanculo. Sono i versi di cazzo. Tuffiamo un po' gli ice. Ciao Bax, benvenuto, grazie mille del Prime. Vi ricordo ragazzi che sul momento all'abbonazio, all'atto dell'abbonazio, avete la possibilità di entrare in un gruppo Telegram e non serve Discord. E novità, la novità, se state seguendo anche la PTC, da quando appunto abbiamo messo la Studio Cam che riprende tutto lo studio durante la PTC, gli abbonati Prime a livello 1 possono vedere anche proprio il retroscena, perché oltre che quello che vi mandiamo in onda su Twitch, vedete proprio tutto il muoversi dello studio, tutti al lavoro, regista, fotografo, io che mi scaccolo mentre c'è le partite. Ciao Eltanin, undicesimo, e ciao Simone, undicesimo anche lui. Sono tornato ora dall'università, pronto per imparare qualcosa di davvero interessante. Speriamo. Speriamo. Sì, Etkin, sicuramente come do speed a Rilla gireranno gli Tsarena Jolly. Sono convinto anch'io di questo. Però, noi ci proviamo. Noi ci proviamo. Peraltro, scusate, ho un dubbio. Perché già che si è fatto 30, potremmo fare 31, ossia Weavile di Merdola, quant'è che arrivi precisamente? Perché c'è una velocità particolare lui, 125, 194. Allora, 194 diviso 1,5, 194 diviso 1,5 fa 129.
però io non è che posso da 130 a lui per superarlo dopo Electroweb. Weavile. Alla fine cazzo me ne frega, c'ho Toxicroak. Ma avanza anche 4. E avanzano per davvero, perché non sai dove metterli. Cioè non è che... Toh, andiamole via. Non lo so, mi sembra un po' un'esagerazio. Lasciamo così. Se vediamo se siamo deboli a Weavile, si porta a 130 rilla. Così possiamo fare questa lead e fare Electroweb più YouTube. Toh. Allora, dobbiamo decidere. Mirai Nova, grazie mille anche a te ragazzi. Grazie mille, avete fatto insomma partire la... Abbiamo superato in pochi istanti la metà dell'obiettivo di questo primo appuntamento giornaliero, 17:30. Grazie mille Mirai, grazie grazie. Punto esclamativo Discord, punto esclamativo Telegram, entra subito in ambedue. E poi punto esclamativo giveaway, questo lo dico a tutti. Allora, che si fa raga, che si fa? Cosa vogliamo? Earth Power. È sicuro. Probabilmente Protect. Probabilmente Recover. E poi o Ice Beam o Scalo o Moody. Io andrei di Ice Beam. Io andrei di Ice Beam. Sì, si era detto di Yon, però la operta è corta, corta, corta. Io andrei di Ice Beam, raga. Anche solo per dire, per centrare Rilla, capito? Che magari può far furbo e entra. Ora non è che dobbiamo fare i particolari per forza, gli si dà la Citrus. Non ho una spread per Gastro, perché l'unica volta che ho giocato Gastro mi spacciò il team Banfox, quindi non ce l'ho. Ciao Enricone, buon pomeriggio, pardone, buon pomeriggio a te, 18° mese e abbonato di oggi, grazie mille. Bortox, o lo facciamo sempre. King Crimson, al momento abbiamo Whirlwind per rompere le balle a Cali Ice. Ragazzi, hai bisogno di una spread. Rivolgiti allo svizzero Banfox. Che non fa in tempo e ti dà subito quello di cui hai bisogno. Ragazzi. Chi avrà l'onore e la fortuna di partecipare alla prossima Team Acqua Research Lab sappia che potrà prendere dal migliore, ossia da Banfox. Professore allucinante. Allora, proviamo. Ah no, cazzo. Coco. Anche il buon Ceglione mi ha mandato subito una spread, ragazzi. Siete adorabili. Se Banfox non potesse, te ne rendi conto? Mi ha scritto se Banfox non potesse e mi ha allegato la spread. Ormai le spread del Banfox sono... Emanuele Tucci, 10° mese. Grazie mille, Emanuele. Grazie mille. Banfox è uno spread master. Grazie mille, Cegliozzi, Roby Elias, il nostro Roby Elias. Pardo, mandare full play su Toxi per allungare la coperta a Cali Ice. Ma abbiamo Sucker Punch. Tanto non se t'attacca non, di Psy Shock tipo, non riesci ovviamente a farlo full play. Allora tanto vale quantomeno prioritiggiare, perché così con un Grassy Glide o un Electroweb lui sta già in range, perché a meno 1 gli fai 66. Quindi va bene. Secondo me mancano dannazzi senza qualche Life Orb o Specs. Hai ragione, ma il fatto è che è un team che fa durare tanto le partite e quindi i danni alla fine li fai. Ne fai meno, ma ne fai di più nel tempo. Non è un heavy offensive, capito? Pardo, guarda che lo kick è meglio su Toxi. Non sono d'accordo, amico mio, in quanto su Incineroar è un 80 lo kick contro il 75 di Drain Punch. Però con Drain Punch recuperi PS. Proviamo. Poi chiaro, è meglio contro Staka Taka. Vediamo.
facciamo il contrario. Testiamo, ma testiamo prima il low kick. Se poi pensiamo, quindi pensiamo al rovescio, ribaltiamo il calzino. Dici, ma avrebbe fatto comodo. Ragazzi, poi è inutile, cioè non prendiamoci per il culo il low kick, il drain punch. Noi siamo qui per vedere mettere le rocce all'Andrus. Cioè, siamo qui solo per quello. Cioè, basta. Siamo qui per vedere mettere le rocce all'Andrus. È chiaro questa cosa? Oh. Allora. No, ora che ho messo low kick non troverò stack. A me può andare bene. Allora, spread di Coco Gennaro Bullo, 16esimo. Ciao, perdone, mi collego ora come mai Tox. Perché volevo qualcosa anti-rilla, anti-insi, anti-erba e anti... In generale, quindi non solo rilla, e anti... e anti-rain. E lui non è male. Io, ragazzi, stavo soltanto traccheggiando perché stiamo aspettando che Banfox mandasse una spread. E quindi l'ha mandata e allora si prova. Del resto, scherzi a parte, in questo caso specifico lui ha giocato tanto. Oh, ci ha fatto anche godere con il suo team, quindi effettivamente no, c'è qualcosa che no, scusami, 90, Banfo, un torna qualcosa, 252 92 36 44 84 e 148 speed, un centrano. Ah no, è rilla. Ah, ok. Abbiamo la spread anche di rilla. Banfox, ragazzi, sta sboroneggiando, eh. Cioè, ora vuole, ora esagera, ora ci cambia anche le spread che non gli chiediamo. Io sto zitto. Ci si fida? Ci si fida? Ci si fida, via. Ciao Alebertix, sono uomo del competitive. Dove posso trovare liste di squadre con i voti istituiti di giustabilità? Dove posso trovare un Zapdos con statio? Allora, amico mio, ti consiglio di utilizzare molto i rental team, cioè team all'inizio soprattutto. Non ti mettere a produrre team che comunque perdi tempo. Gioca i rental, cioè gioca team già pronti, e poi dopo, quando magari hai imparecchiato e ti sei appassionato e vuoi fare il team tuo, allora ti metti a buildare. Ad ogni modo, comunque, come ti ha già risposto Simone, vai anche su Victory Road oppure nella nostra sezione abbonati. Allora, io voglio provare subito qualcosina e che Dio ce la mandi buona. Regenerator, Storm Drain, Dry Skin, Intimate, Grassy e Transistor. Il team esteticamente è meraviglioso. E adesso vediamo un po'. Subito cali, subito staca. Buono. Questo è un ottimo stress test. Io devo essere onesto. Questo è un ottimo stress test. Tipo qui il rilla è ovviamente per noi importante. Anche se non è a voi, quindi gestisce peggio. Gestisce peggio. Kalidov. Se Coco avesse avuto Tailwind, ragazzi. Vediamo un poco. Allora, Ula Hoppip è un 1.500 e noi siamo 1.425, quindi siamo ancora bassucci. Ma tutto scioglio perché non ho la musica, cioè... Oh! Oh! No, io voglio la musica, cioè io voglio i versi, oh. Cioè io...
Allora, in... cosa mi va? Oh, ora sì. E che cazzo. Allora. Ecco, tipo qui Protect mi avrebbe ovviamente fatto molto comodo. Mi avrebbe ovviamente fatto molto comodo. Perché secondo lui, lui fa fake out. Esatto, mi mette già in difficoltà. Notare il danno su Coco, comunque. Meravigliosa creatura, proprio. Meravigliosa creatura. Allora, lui, tecnicamente, se io faccio Electroweb e poi l'attacco, o spago. De. Ma lo spacco vero. Ecco. Buon turno per noi questo. Più o meno in realtà. Allora. Se si fa così, così, così. Anzi, così, così, così si ributta Coco. Vediamo un po'. E qui si paga probabilmente non avere la V su Rilla, però, eh. Vediamo se ha fatto Expanding. Ma ha fatto Psyshock. A me va bene se prendiamo Kalidov di... ok, lui rientra di Mian Shao. No, Gigi e Lechi. Gigi e Lechi. Qui farà Fulmine Astral. Allora, Astral abbiamo visto che ci fa 27 su Coco. Di Fulmine prenderemo 69? De. È probabile di sì. Qui però Elechi, secondo me il Sash e Calyrex o Mian Shao. Ovviamente abbiamo rollato di merda. Allora, in teoria si regge. In teoria, perché in pratica ha rollato come un dannato. Fa sempre piacere vedere che gli avversari rollano come la merda. O nel bene o nel male, perché se avesse rollato, per esempio, più alto prima, io adesso avrei potuto provare a fare un altro tipo di giocata. Va bene. Miracle Seed con questa spread. Vedi, con la spread di Fartini sarebbe venuto giù. Sarà Scarf? Regelechi intendo. Anche secondo me è Scarf Vulchi, amico mio. Esce Faint. E vabbè, se esce Faint abbiamo perso. Cioè, non è che... speriamo che ci tiri giù Gastro. Tanto più uno più due non ci... ecco. Più uno più due non ci cambia niente. Oia, oia.
Allora se ce l'hai falla. Vabbè, lui ci fa close combat. Si è trovato Elechi Scarf Bulky, probabilmente. È qualcosa comunque che in range di Best of 3 non ci strappa i capelli. Qui la predictiamo, vediamo se lui è Sash. E infatti, il Sash Kali, come avevamo immaginato. E cari ragazzi, con un pizzico di predictanza ce la portiamo invece proprio a casa. Buono, vedi cara chat, eri già lì a cantare il De Profundis. Abbiamo preso 2,50 e 50 buoni. Con un danno alto il secondo, basso il primo che ci avevano ingannati, quindi... Allora, lui c'ha Milotic. Questo però è il matchup delle Lavifrocce, ragazzi. Io ve lo dico. Questo è il matchup delle Lavifrocce. Non ridete, per favore. Don't laugh, please. Allora, il suo team è molto variopinto, su questo posso darvi ragione. Ciao Pardo, ah, ci conosciamo? Ciao, ciao, amico mio. Vuoi fare show team con me? Vai, grande. Sì, noi gli mandiamo il nostro e lui ci manda il suo. Un po' di show team, solo io e te. Guardiamo un po'. Scarf, Gigi Elechi, Moltres, Abuz, Arena Wildlands. Oh, Sefeti, Top, White Herb e Milotic che c'ha il Coilame. Era chiaro che entrasse Milotic. Però, vabbè. Io vado di fulmine, cioè, te lo dico. C'ha Aerei Impulse, lo farà? Andiamo di volta, va. Se avessi fatto fulmine l'avrei già steccato. Allora, Lando morto. Però io ora vado di fulmine. Fulmine e fake out. Lando è morto, ma ha fatto 50% oh oh, se l'ha portato. Se non l'ha portato, Rilla gode. Cioè, mi ha portato oh oh in range di fulmine delle Gelechi Lando. Mi torna? Concettualmente. Chat, vi voglio più presenti. E roccette. E le roccette, per esempio, ora su Elechi mi aggiustano anche l'eventuale roll, perché lui è Scarf e è Bulky, perché è 2-4-4 difesa, 2-12 HP. Toxie AV.
Ora, fortissime, ragazzi. Abbiamo un game e abbiamo trovato Ho, nello specifico, però. Non ci fai rimpazzo, ma noi teliamo. E qui si gode, perché noi ci sa grassi e cose, e siamo messi bene, perché lui ha perso Ho in virtù delle rocce. Sticky webcam, la prossima. La prossima. La prossima, ragazzi. E vabbè, e qui è GG. GG, avevi match up di merdola per via delle rocce. E alla verità. Ciao e grazie. Allora, 2-2. E qui una con le rocciole. Va bene, va bene, va bene. Ecco. 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 Anche lui ci conosce. Piacere. Good luck. Have fun. Allora. Metto il timer a Daniel Seal solo esclusivamente per accelerare un po' i ritmi della live. Ovviamente non ce ne voglia il buon Daniel. Non svegliateci, Blackuns, non svegliateci. Allora. Sentito, mamma mia. Allora. Vediamo un po'. Poi Pigna ha preso. E voilà. Et voilà. Ecco perché mi piaceva, ragazzi. Ecco perché mi piaceva. Signor. Whirlwind ci sta, cioè non è Daniel, non è niente di ecco perché c'è una mossa che ci dà un matchup allucinante contro un team del genere, e quindi onestamente, cioè, perché non giocarlo?
Quindi anche se mi spora, io sono a postissimo. Dice va di spora su un erroruccio, perché insomma... Anche in virtù dell'info di Whirlwind, poi bisogna vedere quanto è esperto il nostro avversario, magari alle prime armi. Però insomma, Whirlwind potrebbe, no, volere un po' richiamare la Safety su Ho-Ho, perché si intravede un po' la logica di voler avere Ho-Ho anti... anti Xerneas Team. Devo dire comunque gestita bene, al di là del del Whirlwind, diciamo GG al nostro avversario, che comunque chiaramente ci dà tanto matchup. Ciao Perazzone, ma abbiamo fatto bene quel turno che lui ha protetto dopo il sub Xerneas. Com'è che si dice in sti casi? Ma si può scrivere GG. Best of 3, tutta un'altra roba. Ah, abbiamo un quasi hater. Allora facciamo best of 3. Facciamo best of 3. Guarda, c'è il mio problema. Per azione, Pardo, ti vedremo mai a qualche torneo non ufficiale, tipo quelli di Pado a Roma e quelli di Torino in questa domenica. Allora, a Torino ci volevo fare un salto per azione, ma sono 13 ore di macchina. E quindi non ce la faccio, anche perché poi il torneo comincia alle 9.45. Però chiaramente anch'io sono famelico in una maniera allucinante, cioè non vedo l'ora. Daniel Seal è scappato, ho capito, quindi in best of 3 è tutta un'altra roba, si propone la best of 3 e si scappa, e la coerenza, ragazzi, è meravigliosa. Vedi, uno è carino, no? Ecco, oh, qual è? E poi, ma perché non si riesce ad accettare che talvolta un'idea dell'avversario possa essere buona? Cioè, non capisco. Contestualizzando, ovviamente, cioè, però, comunque. Vabbè. Daniel Zee, conosciuto anche come Coniglio Rincoglionito, che salutiamo. Allora, Gaius Nidoking, Grimmsnarl, Volcarona, Mienshao, Kaio, perché c'è a chi piace dire che io non so giocare. Poi viene battuto con un 4-0 e poi, pensando di potersi trincerare dietro un nickname, io so tutto di tutti. Detto ciò, Gyarados, Nidoking, Grimmsnarl, Volcarona, Mienshao, Kaio. Questa, non lo so, come la classifichiamo, ragazzi? Come la classifichiamo? No, non è dissing, amico mio. È che io, siccome ho 31 anni, alle volte mi fa fatica entrare in diatribe o faccio finta di non leggere commenti che sono lesivi della mia persona, perché se dovessi rispondere a tutti probabilmente farei quello durante le giornate invece che organizzare una QTC. Però chiaramente quando abbiamo la possibilità di toglierci un sassolino dalla scarpa ce la togliamo in maniera del tutto serena, anche perché come puoi vedere mi danno del nabbo, gli dai 4-0 e danno una colpa alla tech, cosa che peraltro se avessi fatto io avrebbero detto ma Pardo ti lamenti sempre, e allora chiedono la best of 3, proponi la best of 3 e si dileguano. Ma questo è bellissimo, ragazzi, è la gioia della diretta. Comunque, allora io direi, qui dobbiamo nuovamente fare affidamento sul nostro Elechi. Fare affidamento sul nostro Elechi. Occhio a Nidoking. Oh, Elechi. Ciao amore, buon allenamento. Gastro. Fa un po' schifo. Però non è che ci sia molto. Gastro Rilla? Rilla Gastro? Gastro Rilla. Gastro Rilla. Linea allo studio. Sì, il tono era molto giornalistico, vero? Preferisco la Putenza. Facciamo finta di non prendere. Cioè, mi prendo la kill su Elechi, lo porto a più 1, ma lo porto subito in range di Grassy Glide. Preferisco. I prefer. Ora mi spara allo Scombat. Super Magga.
Un sos e predicta, ragazzi. Cioè, lui qui dovrebbe proteggere, però de. Punto. Se fa questo e fa close combat, quindi va bene intanto picchiettare anche di là. Rocky Helmet, U-turn, Dolores di U-turn. Entra Nidoking, che speriamo anche di burnare, perché non è male. No, non lo burniamo, va bene, ci può stare. È un matchup... Il suo team è bellissimo. Il suo team è bellissimo, vorrei averlo... Vorrei averlo... E... Recoverino. Cazzo. Ok. Boh. Il recoverino. Il recoverino. Coniglio comunque in quei casi basta dire GG. Non c'è bisogno di trincerarsi dietro frasi a effetto per chissà quale motivo. E ad ogni modo, quello che ho detto l'ho detto non in virtù di quello che hai scritto nella chat, perché non hai scritto niente, se no una piccata frase che insomma lasci intendere altre cose, ma per cose che ho letto nei mesi. Quindi non ti preoccupare, non hai detto in questa occasione niente di sconvolgente, ma non facciamo finta che tu non lo abbia detto in altre di occasioni. Quanto vuole tirarmi Power Whip da 1 a 10? Probabilmente 12. Allora, il nostro avversario qui ha vinto se fa U-turn più Power Whip nella zona di Gastrodon. No, non gli diamo addosso Rebel King, non gli diamo addosso. C'è anche però da dire che chiaramente ognuno che è causa del proprio mal pianga se stesso. Cioè non puoi pretendere di seminare merda e poi non pretendere che uno, quando ha occasione, possa in qualche maniera, elegantemente, senza essere andato sul personale, rispondere. Ecco, quindi... con tutto il bene, però la mia Vincon qui qual è? Non c'è. Dovevamo fare una cosa diversa con Regelec. Qui infatti va di U-turn. Bravo il nostro avversario. Super Maga, bellissimo team, bellissimo con Nidoking, Volca, sarebbe da rippare e provare. Magari non con avanzi. Vedi, lui era andato doppio, saggiamente. Mi fa ridere. Proviamo a vedere se mi va doppio. E soprattutto se burniamo. No, non burniamo e quindi non reggiamo Power Whip. Se avessimo burnato avremmo retto, ma avremmo retto con 15%. Insomma, ormai era cotto il riso, come si suol dire. Quindi, arrivederci e grazie. Bellitano, ti vorrei tanto accettare, ma voglio testicchiare. Per adesso comunque il team non mi sta sconvolgendo, eh. Non mi sta... Cioè, o meglio, non è... Non è male, non mi dispiace. Allora. Un altro calido. Oh, un sacco di tirato fuori Toxicroak. Io tiro fuori ora, basta. È il momento di Toxicroak. Però qui ci sta anche, probabilmente. Bisogna capire questo Urshi, penso sia Water. Un motivo in più per tirare fuori. Gigelechi però. Proviamo senza Gigelechi. Siamo in quel momento dove dobbiamo un po' sperimentare anche varie. È buio. Avete ragione, mi sbaglio sempre. Su Showdown ti dà giustamente, come dovrebbe essere nel gioco, la tipologia. Ecco, tipo qui Protect aiutava. Non può.
Mario Grillo mi farà fake out. No. Chi è? Ciao Waski, sesto mese, grazie mille Waski. Ah, e allora lo vedete, madonna, mi fate diventare scemo, non è buio. Oh. Anche perché con Calido avrebbe senso. Grazie mille Waski, grazie mille. Non ti preoccupare, venta, ci si sbaglia tutti. Seriamente? Cazzo, lo kick li fa solo 45 fra bacca, cazzi e mazzi, lui si riprende tutto, purtroppo. Lo sapevo, ci volevo Faisbeam. Cazzo. Ci avrà power a gem lui. Però o non ha portato Urshi, secondo me non ha portato Urshi. Proviamo a farlo overpred. Infatti. Che lui deve togliere questo Toxicroak di lì perché lo sta devastando. E quindi... ci poteva stare che provasse a prendere vantaggio pensando che noi potessimo siamo a meno uno. Se ha fatto sub siamo del gatto e infatti siamo ufficialmente del gatto. Molto male. Però glielo dobbiamo togliere. Quindi si prova. Tanto per togliergli il sub direi che va bene. Fede, salve, è arrivato ora. Figo il ranocchio. E non sta neanche funzionando male. È il primo match oggettivamente dove lo portiamo, ma non sta per niente funzionando male. È un modo di dire lo siamo del gatto. È un modo di dire... è un modo di dire si usa via Livorno. Non ti so neanche di perché, onestamente, amico mio, ma è così. Allora, siamo comunque del gatto. Anche se abbiamo preso Whirlwind. Io ho fatto Whirlwind invece di sparargli un Brave Bird in testa. Lui, boia, coraggiosissimo. Perché se avesse messo sub avremmo patito e non poco. Ora, ci possiamo recuperare un po' di PS. Oddio, possiamo anche far recover. Chi è meglio? Vado di fake out confidando appunto sul fatto che lui c'ha il Flare Blitz libero sul mio Rilla, però non dovrei... beh, ucciderci. Bene così. Ottimo. Sempre... sempre un piacere. E ora è un turno di merda. Perché se io faccio Brave Bird Protect, di rinculo da solo vado nel range di... cioè glielo tiro giù. Quindi lui deve fare Protect Sacred sperando che non killi e rimanga burnato. Ma Tommy in realtà ci deve uccidere il di Flare Blitz Rilla, perché noi siamo Miracle Seed, abbiamo la spread, quella offensiva, non reggiamo un cazzo di niente. Ci sta.
Cioè, o vado di Brave Bird su Inzi, che è la via. E rilavora di che me ne fregherò. È l'unica. Che altro, se non sbaglio, avrà Psyshock. Siamo messi male. Poi, a parte anche Ast, c'è Psyshock, ok. E era Life Orb. Prendiamo appunti. I danni di Toxicroak non... Ma Smoking, come fai a dire che si sta rivelando inutile quando abbiamo fatto 4 match? E di 4 match è stato uno Xerneas che l'ha vinta Ho-Ho e 3 Kali. È chiaro, si è rivelato inutile. Stai tranquillo, se trovi Kyogre e lo vedi vincere da solo, cambi prospettiva. Noi dobbiamo cercare di capire come giocarlo al meglio in un matchup di per sé non favorevole. Per esempio, io qui lo dovevo portare perché aveva Urshiwote, Rilla e Inzi, ok? E Lecky e Nilego, che comunque sono due speciali, quindi sull'Assault Vest eravamo in grado di poter regicchiare. Abbiamo avuto Calyrex Life Orb, che ci sta, ma che chiaramente cambia un po' tutto lo scenario, perché Ho-Ho è un po' meno resiliente. Forse non avrei dovuto portare Gastro, ok, confidando, e portare Regieleki, quindi, come dire, premere sull'Urshifu Water non più con l'assorbanza, ma con l'offensività di Electroweb, Rilla e Ho-Ho di Brave Bird, che dopo un Electroweb attacca prima, ok? Muore da Ice Beam più Hurricane, Smoking. Però se ti fanno Ice Beam più Hurricane, non hanno messo Tailwind e hanno fatto Ice Beam. E Regieleki accanto, nel frattempo, o Rillaboom, fanno il cazzo che vogliono. Cioè, nessun Pokémon è in grado di reggere sostanzialmente due mosse combinate di Tornadus o Kyogre o di Pokémon della loro stazza. Ma se sei costretto a fare due mosse, cioè fosse stato Zampillo, ok, però se si deve lockare su una single target quando la sua peculiarità è fa Zampillo, capito? Yava ci manda il team. Mi puoi fare show team qui? È più comodo, amico mio. Mi fa perché sennò mi si apre un'altra. Niente, Smoking, faccio per spiegarti il mio punto di vista, poi magari è sbagliato. Yava. Yava. Vabbè, via, mi tocca aprirlo qui. E che, appunto, apre la ossa così e mi tocca fa zan, 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 zan. Che per voi è terrificante. Allora, Misty, Pelipper, White Guard, Sash, Tapu Fini. Più che altro poi, cioè, tutta la chat del team. No, le spread me l'ha dato, non è quello. Specs. E lei dove... Ok. Ma là me l'hai fatto. Scurreggina dalla bocca. Entei Assault Vest. Oh, Pelipper Zacian è qualcosa al quale ovviamente dobbiamo abituarci, perché è il futuro degli Zacian team, eh. No, ya.
Boia. A voi Entei, ragazzi. Che Pokémon che è Entei? Che Pokémon che è Entei? Yava, il tuo team è bellissimo. Lasciatelo dire. Tant'è che per la situazione che si è venuta a creare, per un peli, perché non mi aspettavo lead. Per via del di Elechi, no? Cioè lui mi fa paura di personaggio, non ha bisogno di... Ma la missa, ma non ha bisogno di fare cose particolarmente turche. Ecco, Yava, te la sto sculando, ecco. Abbiamo trovato il modo per... Io non confidavo di evitare. Vi spiego perché sono rimasto con Coco. Pensavo che lui... Ho tolto due volte Coco da Stone Age. Pensavo che voi leggesse questa terza volta facendo Sacred più Triplo Axel o Power Whip. Tutto nella slot di Rilla, perché mi avrebbe tolto Gastrodon. Però ci sta anche questa cosa. Diciamo che comunque a colpi di Snarl adesso diventa difficile, ovviamente. Io devo andare doppio su Zacian, ma lui probabilmente protegge, ti dico la verità. Infatti facciamo sì. Però chiaramente perdendo Coco mi sderena di Zacian. Ah beh, ora proprio ci divertiamo. Ora proprio ci divertiamo. Yava, ti posso chiedere Best of 3? Perché mi servi... Siccome sei un team che secondo me girerà e in più sei una variante bastarda, vorrei provare se per te non è un problema. Vorrei provare se per te non è un problema. Ancora, magari per vedere se è proprio un vizio di forma del team. Ora poi lo scriverà team, perché magari non sta sentendo. Ti va bot 3? Io mi voglio ricomporre la Sash, perché lui si è droppato di Close Combat e quindi la perde. Pensa un po' te. Però del resto Behemoth Beida più 3 non avrebbe killato. Quindi alla fine della fiera c'è anche andata di lusso. Ricordiamocelo, c'è andata di lusso perché su Regieleki abbiamo evitato due volte Stone Age. Se no non avremmo potuto pensare, prendendo 60-70% a Stone Age, di ricomporcela, no? Quindi comunque il mio ragionamento è lo stesso. Al di là della vittoria non... Diciamo,
ho più perso che vinto, perché ho evitato due volte Stone Age, quindi voglio comunque ritestare. Iatran, il problema di Iatran, Lando Shifu Wo, cioè Kyogre. Poi Iatran è eccellente se trovi lo Zacian team che non ha la mossa lotta, cioè tipo Behemoth sa, Playro, però in best of one in Battlespot io non me la sento di piazzare sub davanti a Zacian e magari questo tira fuori Close Combat, capito? Quindi proviamo a mettere pressione con Elechi subito. Allora cambio due Pokémon. Due proprio. Oioi, com'era lo show team? No, che non mi ricordo, per esempio, se Serena c'ha... Se Serena c'ha o meno la Protect. No. C'ha Helping Hand, però. Allora è a buio, di Electro più Brave Bird, non lo tiro giù. Ti dico la verità. Vabbè, allora, lo Stone Edge su Lando ci avrebbe fatto 15, lo U-Turn è un po' più cattivo, più che altro... Entei c'ha pressure, amico mio, c'hai pressure. Errore su Entei. Hai pressure. Vogliamo rifare... Dai, rifacciamola, perché per lui è molto importante questa roba. Ciao Tuono Luca Paua. No, non l'ho buttato, perché insomma una volta a settimana mi piace tanto team buildare in vostra compagnia. Vi avevo promesso e niente, un buon team. Forse. Allora, com'è che avevamo fatto? 1, 2, 3 e 4. Vai, rifacciamo gli show team, anche Nobis. Allora, se l'ha fatto Electroweb e Lando. Così magari gli entra anche Stone Edge, che preferisco. Così è proprio meno una partitina pulita. Vedi, invece piglia 65 più 29. Insomma, avendo lui Extreme Speed, cazzi e mazzi, è per noi... Anche lui cambia, eh. Anche lui cambia, porta fini, non ha portato quindi peli per Scald, Dazzling, Gleam, Shadow Ball, AIDS. Deh.
Questo è un ottimo switch il nostro, perché ci serve sia per reggere un eventuale scaldifini, sia se lui toglie Entepe, Mezzer e Zarena, sia se lui rimane, ma tanto se rimane, ma attacca se non mi reggerei. Vediamo un po' il ranocchio. Pardo, ma United ha aiutato? No, semplicemente sto cercando. Lui va di Helping Hand. Aio. Ora io potrei andare a fascio team e vedere la spread forse, però non lo voglio fare, per sapere se attacca prima o no. Mi conviene entrare più di Ho-Ho, che comunque se ha fatto la water la reggo e poi mi piglio di rigenerato e non posso prendere burn. E qui missiamo gunshot, un missino un po' pesante, però che ci può stare purtroppo. A 80, quindi voglio dire. Ok. Vabbè, lui prima ha missato due volte Stone Edge, che gli sono un po' costate la partita, quindi. Ci sta. Ci stays. Vediamo se riusciamo a mettere una pezza. Facendo così. E qui lui entra chiaramente con la mossa. Ok. Ora mi rientra di Entei. Vabbè. Vediamo un po'. Tuono, me lo ricordo anch'io. Paiono 8 ere geologiche fa. Allora, io faccio questa roba perché ho predictato l'ingresso di Zarena, che invece non è entrato. Per carità.